abbastanza emozionato con questa giornata. Prima di tutto vorrei portarvi il saluto di Novellara, Novellara dove esiste il tempio più grande dell'Italia, secondo terzo in Europa. Fu costituito tanti anni fa. Con la comunità sikh siamo cresciuti tutti quanti, sia gli immigrati, sia gli italiani e sia la comunità stessa sikh, perché nella convivenza e nel scegliere le modalità e il modo per poter andare d'accordo con tutti, abbiamo sempre trovato il compromesso e il modo per poter trovare la via per andare avanti, perché la diversità delle culture non è altro che una ricchezza. Ma torniamo a oggi. Oggi mi trovo in questo cimitero, ho fatto il giro appena arrivato e vi giuro che sono veramente commozionato. Oggi è il primo giorno del Ramadan, sono in Ramadan anch'io. Trovare dei musulmani sikh in questa terra dove oggi ci siamo uniti tutti quanti insieme, tutta la storia la sappiamo benissimo, il conflitto tra musulmani e sikh, eccetera, eccetera. Non vado in merito a questo, ma sappiamo che i musulmani sikh, insieme agli inglesi, insieme ai musulmani, tutti quanti hanno combattuto per il bene comune fianco a fianco, erano insieme, non c'era la diversità, non c'era la lotta tra di loro. Noi oggi siamo portatori di una testimonianza forte e lo stiamo facendo qua tra di noi. Noi c'è qua, in questo posto, c'è l'Asia, l'Africa e l'Europa. E qualcuno anche, probabilmente anche delle altre parti. Quindi noi insieme stiamo costruendo il futuro, stiamo cercando di insegnare ai nostri figli il valore della convivenza. Sono belle le parole con cui ha chiuso l'assessore. La storia si fa anche con i morti. Perché chi non ha memoria non può andare avanti, non può costruire un futuro, perché il futuro è anche memoria. Purtroppo, e non vado a far politica in questo momento, è in questa, veramente in questa situazione, in questo periodo, gli immigrati in Italia stanno vivendo un momento non molto bello, non molto bello, in tutti i sensi. Allora io penso che ricordare e fare queste cerimonie sono importanti. Per ricordare la memoria, per ricordare le persone, le cose vissute. Io mi ricordo l'anno scorso, penso, se non sbaglio, stavo parlando con una signora anziana che ha sulle 83 anni e mentre lei mi parlava sul figlio di città che andiamo perché pensava che fosse pesante con me, ma lei mi raccontava la storia. Una delle cose più belle che ha detto, mi ha detto, mi ricordo la sfilata che ci fu a Bologna davanti alla stazione quando ci fu la liberazione e non scorderò mai queste persone che passavano con i turbanti di tutti i colori e per me quello era importante. Quella signora lì se ricordava quel momento lì vuol dire che c'eravamo anche noi. Io non scordo mai il discorso che mi faceva un mio amico, mi diceva guarda che la moschea che hanno fatto a Roma l'hanno fatta perché la piazza lì dove c'era l'esercito francese con i musulmani del Marocco, la Tunisia e dell'Algeria, e questa è la storia. Non si può negare la storia, si può costruire solo il futuro, ma pensando alla storia. Quindi io vi ringrazio davvero per avermi invitato a questo momento. Tornerò tutte le volte che farete e manderò delle altre persone perché è giusto che questa realtà qua venga esportata. Perché io non penso che domani ci sarà la RAI o oggi al telegiornale ci sarà la RAI a trasmettere questo momento. No, non fa interesse a qualcuno. Ma penso che noi, attraverso la parola, attraverso la comunicazione, attraverso l'amicizia, attraverso le persone italiane che sono qua vicino a noi, col passaparola si riesce ad arrivare a un futuro migliore. Vi auguro il bene di tutto il mondo. Grazie. E concludiamo con le parole di Bhupinder Singh, spero di aver pronunciato bene, un saggio Singh, un anziano, una persona che con una propria opera letteraria ha testimoniato anche la storia e le vicende dei Sikh. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. I will speak about Second World War because Italy was an important sector in the Second World War. 2.5 million Indian army of the British, they participated in the Second World War. The first sector was North Africa, including
Libya, Algeria, Sahara, Egypt. So these were the front that many, many Sikh regiments have fought there and died there in thousands. The second sector, which began in 1943 till the end of 1944, the liberation of Italia from the Nazi forces, there about 800,000 Sikhs have fought for the European front. So I will just proceed further. The last segment of the war was in the European continent, starting from France and then advancing to Belgium and then Netherlands and then to Berlin. And then the war was over. So 1.3 million Sikhs have participated in the Second World War, along with American, French, New Zealander, Australian, Belgium, Dutch, and many, many other nationalities from Morocco, from Algeria. So all these people were on one side and the Nazis were on the other. So I will speak about this particular sector, that is Italy. Here the Sikhs have fought very important and very exclusive four wars. And the first very terrible war was at Cassino. Cassino is about in the a little bit on the north of this this side. And there the pure Sikh regiment, Akal regiment, Naba regiment, 15th Ludhiana regiment of Maharaja Patiala, 1st Punjabis, 15th Punjabis, and many, many more Sikh regiments, purely regiments, have fought. Here in Forli, there were combinations of Gorkhas, and there was combinations of British, and there was combinations of Italian forces along with the Sikhs. And Sikhs have fought here bravely, and they have given their lives more than 800 here at this place. So in total, here in Italy, we have 4,102 Sikh soldiers who fought and died for Italy. So that was a very important sector. And today we are blessed that we have here one personality who came all the way from India and who fought in the engineering sappers regiment. The purpose of that regiment was to clean the mines. When the war was going on, the Germans have laid down many mines, and this particular regiment, the engineers sappers of the Sikh regiment, they cleared those mines, and then the fight took place. So that person, Mr. Sardar Daulat Singh, is here, and we are proud that he is here among us. These people, the Sikhs and Italian, they fought bravely and they expelled the German forces from this land. And that is a matter of pride for both of us, and that is also a big point for our relations with Italian people. Italian people and Sikh people are brothers because they have shed the same blood in the battlefield for a noble cause, that was cause of freedom. And when Sikhs, the Italians, have won this sector, then it was impossible for German to stay in Europa, and then started the D-Day on 7th of July 1944. When all those forces, American, Canadian, the Sikhs, they landed at Normandy, and from there they started fighting in France, and then in Belgium, and then forward to Belgium, and then they went as far as Berlin, and they had the victory. So they are part of